Bonjour mia family, bonjour, questa nuova inquadratura mi piace tantissimo, non so perché. Comunque, allora, numero uno, se mi vedete con questi capelli strani è perché ho fatto la cheratina e come sapete quando faccio la cheratina mi dà questo sottotono tipo argentato viola ai capelli che poi se ne va con un paio di shampoo e in realtà se io lascio quasi subito la cheratina questo effetto se ne andrebbe praticamente quasi completamente subito, però mi piace tenerla su come consigliano 3 giorni in modo che venga assorbita al massimo del capello e quindi oggi è il secondo giorno che la tengo perché l'ho fatta domenica sera, quindi lunedì, no, l'ho fatta venerdì sera, quindi sabato ieri era il primo giorno, oggi è domenica secondo giorno, ancora lunedì, domani e poi martedì posso sciacquarla, che mi sento un po' strana perché ho i capelli super dritti perché dopo che fai la cheratina devi piastrarli. Vi avevo fatto il video dedicato, sicuramente insomma sapete il procedimento, lo conoscete, però è strano perché sono tipo super super lisci lisci, piatti e di questo colore stranissimo che tutti mi chiedono: Nicola, che avete colore i capelli? No, ho fatto la cheratina e poi devo spiegare che cos'è la cheratina, eccetera, voi mi capite, voi lo sapete. Comunque, a parte il solito brufolo immancabile della domenica, perché poi c'è anche quello del lunedì, del martedì, del mercoledì, eccetera, eccetera. Comunque, oggi volevo filmare in realtà un video. Un nuovo video stile reagisco ai video degli youtuber che non seguo e mi avete dato un sacco di suggerimenti sugli youtuber da guardare in questo video, però penso che lo filmerò domani perché oggi ho un paio di cosine da fare a casa. E poi esco e poi usciamo a diciamo a cena, insomma una cena presto, una cena, si dice, boh, non lo so, comunque andiamo a cena presto, quindi tipo tardo pomeriggio in Croazia e quindi vi porterò con noi e filmerò un po' e vi farò insomma vedere un po' la mia giornata oggi che è domenica e sto un po' in relax, però quel video voglio assolutamente filmarlo domani anche perché mi diverto un sacco a filmare quella tipologia di video perché sei lì che tipo scopri queste persone e le reazioni sono in diretta in video, non lo so, mi piace e mi diverto. Comunque, a parte robe strane sulla pelle, comunque. Ieri sera siamo usciti con Vale e Max, siamo andati a mangiare pesce e ho filmato un po' sulle stories, quindi se mi seguite sulle stories lo sapete. Poi mi fa un sacco ridere, ragazzi, ve la devo dire, questo qui mi fa un sacco ridere mi fa un sacco ridere perché quando vi posto qualcosa in cui c'è comunque sapete che c'è il mio ragazzo vicino a me, ricevo un sacco di commenti che mi dicono: ah, sarà questo tuo ex o l'altro tuo ex. Capisco perché deve essere proprio uno dei miei ex, con tutti i ragazzi che esistono al mondo. Comunque, questa cosa ve la svelo subito. No, non sono. Non è nessuno che conoscete già. Questo mi ha fatto un sacco ridere. E se vi devo dire la verità, ha fatto un sacco ridere anche lui perché si è messo a guardare i commenti e tipo si è scompisciato dalle risate. E comunque, a parte questo, alcuni commenti mi dice: sì, grande, no? E li commenta tipo: ah, questa è mitica, no? E altri commenti dice: ma questo è fuori di testa, se la ride. Vabbè, lui è molto fuori dal mondo social comunque, quindi cioè si diverte tipo a leggere questi commenti. Comunque, adesso mi sa che è ora di alzarsi perché ragazzi sono le 14:44, quindi penso che sia ora di alzarsi, sì, è domenica, ma sono andata a dormire tipo alle 4 ieri. Un po' d'acqua perché ieri con tutto il prosecco che ho bevuto, sinceramente un po' ne sto risentendo, non è più quando avevo 20 anni e potevo fare la nottata e poi a 30 sei un po' più tipo. Cioè, tipo, ti svegli, ho un leggero mal di testa. Forse dovevo evitare l'ultimo bicchiere di prosecco. E quindi, meglio che io vada a mangiare qualcosa. Grazie per tutti quelli che si interessano e si preoccupano per me, che mi dite che devo ordinare più frutta e soprattutto che devo iniziare ad ordinare verdura, cioè che devo comprare verdura. Lo so, e che la verdura che mi piace è talmente poca
che è veramente difficile giostrarsi, ma avete ragione, infatti, cioè, me lo dite voi e mia mamma, ok, a rotazione, voi e mia mamma, Nicole non mangi abbastanza bene, Nicole mangi male, sì, lo so, avete ragione, datemi una mano, scrivetemi ricette, cioè qualsiasi cosa, io mangio zucchine, mangio carciofi, piselli, fagiolini e basta, queste sono tutte le verdure che mangio, probabilmente... 3 di queste 4 non saranno neanche verdure, ma tipo tuberi e altre robe, boh, non lo so. Comunque, so quanto è una splendida giornata oggi fuori. Io sono ancora un po' hangover da ieri, diciamoci la verità. E basta, adesso andremo verso Gatto Denver, che lo sento che miagola incessantemente, perché quando lui sente che io mi sono svegliata, lui miagola incessantemente fino a quando vado da lui. E molti mi chiedono, ma perché non fai entrare i gatti in camera? Lo facevo qualche anno fa, ma numero uno, la casa è talmente grande di là che non hanno bisogno di questo spazio. Numero due, il problema maggiore era che loro dormendo sul letto, io ogni giorno dovevo aspirare e pulire talmente tanti peli che hanno iniziato ad essere un problema quando dormivo, cioè mi facevano starnutire eccetera, perché Denver ha questa bella mania di mettersi a dormire sulla mia faccia, quindi ho iniziato cioè quindi li faccio dormire fuori, perché comunque loro tutta la notte dormono, e non è stato un problema, sono tranquilli, non chiedono di entrare, non gliene frega niente, dormono di là e basta. Però sì, principalmente questo, perché una volta veramente avevo il letto strapieno di peli, era una cosa incredibile, ogni mattina dovevo pulire tutti questi peli e continuavano a darmi fastidio, perché quando dormi, no, ti vanno nel naso, non lo so, non era fattibile, anche se mi dispiace perché era bellissimo dormire con i gattoni, però non è fattibile, almeno per me era un po'... Sì, non era fattibile, però appunto la cosa non gli dà fastidio, altrimenti se dovessero piangere per entrare, li farei entrare, però sono tranquilli, dormono, anzi, Gatastelio non gli frega proprio niente, cioè minimamente lei zero. Gatto Denver invece dorme vicino alla porta, quindi lui vuole essere vicino, però si mette sul puff nella cabina armadio e lui dorme là. A volte mi sveglio, tipo vado a prendere, che ne so, vado a bere qualcosa in cucina e lui è tipo là che dorme, tipo non gliene frega niente, quindi sono tranquilla. Questo è il perché, ecco, li chiudo fuori. Ma che cosa ho in fronte? Un altro brufolo, fantastico. Beh. Comunque, vado a far colazione, direi che è ora e basta. Mi dispiace che anche oggi sto filmando un vlog, perché mi sa che ne ho fatti parecchi ultimamente. Però, in realtà ho un sacco di altre idee e video pronti da filmare. Però anche oggi volevo prendermela un po' comoda, visto che è domenica, e filmare un vlog piuttosto, che è sempre molto più easy per me. Quindi vi riesco comunque a fare tutto quello che faccio durante la giornata, però vi porto semplicemente con me. E visto che sarà una bella giornata, ho pensato che potesse farvi piacere, boh, non lo so, lo spero. E mamma mia che strani questi capelli, vi giuro, io i primi giorni con la cheratina sono sempre un disastro, perché cioè il colore proprio non mi piace, però li sento tanto più morbidi, tanto più setosi, erano veramente troppo, appunto, come vi dicevo l'altro giorno, non voglio dire proprio secchi, ma erano troppo rovinati. Adesso li sento proprio morbidi, setosi, sono fantastici. E comunque volevo anche avvisarvi che Max Liss adesso non spedisce più, mi sa che già l'avevo fatto, già vi avevo avvisati, però Max Liss, che è la cheratina che io compro, ma ho un sacco di brufoli, cioè, oh, vabbè, se vogliamo. E la cheratina Max Liss, con due S, è un brand brasiliano, adesso spediscono anche in Italia con Corriere Espresso, quindi la spedizione è veloce, purtroppo si rischiano sempre le spese di spedizione, cioè si rischia sempre di pagare la dogana, ma il fatto è che anche pagando la dogana il risparmio è enorme rispetto a quando andiamo a fare la cheratina dal parrucchiere, perché un barattolo che costa, addio, adesso non mi ricordo, non vorrei sbagliare, mi sa 80 euro, se pensate, vi dura per tipo 20 applicazioni, ok? Una sola applicazione dal parrucchiere costa 150-200 euro, quindi per farvi il calcolo, anche se doveste pagare la dogana, il guadagno è enorme, cioè conviene veramente tanto, quindi io continuo assolutamente a fare così e li ordino dal sito Max Liss, mi trovo da Dio con questa cheratina e la cheratina che utilizzavo anche ad Amsterdam e ho voluto continuare ad usarla perché secondo me è la migliore, è fantastica. Giusto per farvi un update, perché quando avevo ordinato la cheratina spedivano con poste e
cioè quando l'avevo ordinata la penultima volta spedivano composte, e poi invece ho visto, mi hanno comunicato anche loro del brand, sono stati molto carini, che adesso spediscono con FedEx, quindi non ci sono più problemi. Se anche dovesse passare la dogana, FedEx chiede i soldi doganali, però non bisogna fare documenti, fax, aspettare, avere a che fare con la dogana. Ecco, questo è importante che sappiate, perché mi arrivano sempre tante richieste quando menziono la cheratina, e secondo me è il salvavita. Cioè, se avete capelli secchi, sfibrati, che tendono a diventare quasi tipo paglia, no? Io capisco, perché anche a me succede purtroppo, e la cheratina almeno per me è l'unica salvezza, ti cambia proprio la struttura del capello, non c'è niente come la cheratina, è fantastica. Quindi questo è quanto. Comunque, qualsiasi domanda abbiate potete farmele nei commenti, sapete che li leggo sempre tutti. Adesso direi che, visto che sono quasi le 15, direi che è proprio ora di alzarsi. Colazione barra pranzo barra cena, a questo punto ho solo fatto un po' di fragole e banane, perché in realtà ho anche lo yogurt greco, ma non ho tantissima voglia di yogurt greco oggi, anche se dovrei mangiarli questi due assolutamente, e forse aggiungerò soltanto, non guardate il casino, un po' di muesli. Voilà. Ok, nel frattempo mi sono fatta la doccia, sono pronta, mi truccherò in realtà a casa del mio ragazzo perché ho un mini beauty case a casa sua. Ho messo il maglione, quello nuovo che ho preso, non ve l'ho ancora fatto vedere, questo Love is Love di Alberta Ferretti, in cashmere, quindi è super super caldo. Poi ho i pantaloni in similpelle, le mie nuove All Star, quelle con le paillette, che non so se si vedono, e la nuova Chanelina rosa fucsia, che sto amando e sto indossando tantissimissimissimo, la adoro, ed è una jumbo, quindi ci sta tantissima roba. Ok, direi che sono pronta. I capelli purtroppo non posso farci niente, non posso assolutamente né acconciarli né piegarli né usare elastici, niente di niente, fino a quando la cheratina su, quindi devo sopportare ancora 2 giorni i capelli così. Metto il cappotto ed esco. Ragazzi, ho filmato un po' per la strada, peccato non, perché volevo filmare anche quando passavamo il confine, però non penso che i poliziotti l'avrebbero presa tanto bene, perché mi sembra così strano passare il confine con la macchina, perché ormai Austria, Slovenia, cioè i confini ormai non ci sono più, e è stato veramente strano passare il confine e far vedere la carta d'identità, però appunto non potevo filmare lì, però sembrava un po' così, cioè non lo so. Comunque siamo appunto in Croazia. Se magari ve le spiego, le cose, siamo in Croazia, io mi vedo i capelli viola. Comunque siamo in Croazia, in questo posto che si chiama San Servolo, ok, San Servolo, che di nome è molto italiano e poco croato, però si chiama San Servolo, ed è un posto molto molto carino. Cerco di farvi vedere qualcosa senza magari filmare la gente, se riesco. E fuori c'è questa terrazza dove si mangia in estate, e lì più in là, lo vedete, c'è tipo una spa con piscine e tutti i trattamenti eccetera, sempre dello stesso locale, hanno sia appunto il locale che la spa. Molto carino. Allora, come prima cosa abbiamo preso questo antipasto con del prosciutto istriano, che sono molto curiosa di assaggiare, perché voi sapete che io sono stimatrice di prosciutto crudo, e formaggio, che non so bene di che formaggio si tratti, ma assaggeremo. Buon appetito. Ok, finalmente ci siamo. La bistecca fiorentina con verdure alla griglia. E io ho preso un cheeseburger, cioè notare quanto è grande, ragazzi, non so se si nota. Cheeseburger con patatine fritte.
E ragazzi, e come dolce, tra l'altro non sono riuscita a finire i cheeseburger e le patatine, ma li porterò a casa perché era veramente gigantesco, diciamoci la verità. Comunque, questo è il dolce, perché come sapete per il dolce c'è sempre spazio, ed è una pasta crema, però qui la fanno sia con la crema che con la panna e con la sfoglia, tipo mille foglie, dai. Però guardate quanta roba c'è. E questi ragazzi forse li avete visti già sulle mie stories di Instagram, sono Gata Beta, che è lei, questa bianca con le macchioline nere, tigrate e arancioni, Gata Beta, e lei è un po' cicciona ma tanto dolce. Tanto dolce, e fa i pru-pru, le fusa fortissimi come Gata Stellina. Ciao, Gata Beta. E lui è Gato Max. È una specie di teppistello di periferia. Io lo chiamo pirata. Ciao, Gato Max. Ciao. Lui è un po' come Gato Demer, un po' tontolone, da tanti baci. Tanti baci, Gato Max. Con Gata Beta ci è voluto un po' prima che mi desse confidenza. Invece Gato Max va più d'accordo con tutti da subito, lui. Un po' come Gato Denver, davvero. Si assomigliano un po' come carattere. Quindi sono qua per la prima volta, filmo praticamente da casa del mio fidanzato, che è stranissimo, e tra l'altro mi fa troppo ridere perché lo chiamate il disturbatore, da quando nell'altro video mi faceva il solletico, adesso è diventato il disturbatore. Comunque, mi ha fatto troppo ridere che mi avete scritto: ah, se il tuo ragazzo ha due gatti, che bello, ci piace, già ci sta simpatico se ha due gatti, quindi mi ha fatto piacere questa cosa. E sì, come vi dicevo, sono poco a casa e adesso sono qua. E invece domani, per semplicemente per la manutenzione della caldaia, andrò in casa mia, e quindi vedrò anche in quale stato è, perché è tipo un anno e mezzo che non ci entro, quindi sono molto curiosa di vedere com'è. E un'altra cosa però volevo ricordarvi, perché è passata qualche settimana da quando ho fatto quel video annuncio, quindi ci tengo magari a ripeterlo per chi non ha visto il video annuncio, ma ragazzi, io vi aspetto perché c'è un incontro con voi a Trieste sabato 2 marzo da Goran in via Roma 9, quindi mi raccomando, io sarò lì dalle 18:30 alle 20:30, potete venire in qualsiasi lasso di tempo, dalle 18:30 alle 20:30 io sarò lì, e non vedo l'ora di incontrarvi. L'entrata è gratuita, naturalmente non dovete pagare nulla né portare nulla per salutarmi, chiacchierare con me. Ci sarà un aperitivo per tutti, ci sarà del finger food per tutti, insomma l'organizzazione è veramente top, e quindi io vi aspetto a Trieste. Naturalmente è aperto a tutti, tutte le età, chiunque può venire al mio incontro, se siete i miei follower, se siete curiosi di vedermi, se volete farmi una domanda o semplicemente per scoprire il salone di Goran, anche perché no, potete venire assolutamente. E l'importante è che sappiate che appunto non c'è niente da pagare, perché mi viene chiesto talmente tante volte che dovrebbe essere, cioè, logico, però no, non c'è niente da pagare, non dovete portare il mio kit, non dovete comprare il mio libro, cioè niente di niente, potete semplicemente venire per incontrarmi e salutarmi. Quindi vi aspetto sabato 2 marzo, quindi questo sabato, dalle 18:30 alle 20:30 in via Roma 9 a Trieste, nel salone Goran Wieler. Vedrete sul campanello di via Roma 9 c'è scritto Goran Wieler, voi salite su e al secondo piano c'è questo salone enorme, io sarò lì ad aspettarvi. Sono molto contenta di riuscire ad organizzare qualcosa finalmente nella mia città, perché solo un incontro l'ho riuscita ad organizzare quando avevo lanciato il mio libro con la Rizzoli nel 2015, quindi sono molto molto contenta finalmente di riuscire ad organizzare qualcosa, e si sta avvicinando la data, quindi sono super 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 emozionata. E naturalmente potete venire da qualsiasi parte d'Italia, potete venire dalla Slovenia, dalla Croazia, so che mi seguite in tanti anche da lì, quindi mi fa molto piacere, perché anche se Trieste non è centrale come posizione in Italia per niente, riesco comunque magari a raggiungere tante zone, comunque potete raggiungermi da tante zone che solitamente sono un po' fuori, perché tipo quando faccio gli incontri a Milano o Roma mi rendo conto che chi è del nord-est o magari appunto della Slovenia, della Croazia fa
parecchia fatica magari a venire, quindi questo mi fa piacere. So che siete in tantissimi a seguirmi anche dalla Svizzera, quindi mi piacerebbe molto organizzare qualcosa anche lì, ma chi lo sa, forse in futuro, forse in futuro. E mi avete chiesto in tanti anche se sarò al Cosmo Prof. Per adesso c'è una possibilità, ma per adesso non è niente di certo, quindi ragazzi, se volete vedermi e volete essere sicuri, venite all'incontro di Trieste questo sabato 2 marzo, perché lotta in questo momento, perché altrimenti non appunto, dicevo, perché altrimenti non posso assicurarvi che ci saranno altri incontri prossimamente, perché non appunto non è niente di certo, quindi può essere che per un po' non farò altri incontri, ecco. Quindi vi aspetto in tantissimi questo sabato e niente, scusatemi per questo vlog che è stato un po' così, ma sinceramente ero un po' in hangover oggi da ieri, quindi spero che sia decente questo video, ma so che vi piacciono i vlog chiacchiericci in cui parlo, vi faccio vedere insomma le mie giornate, quindi questo mi fa molto molto piacere, anche se io penso sempre che siano, boh, non lo so, noiosi sia quando viaggio che quando sono a casa, boh, non lo so, penso che siano noiosi farvi vedere la mia vita, che non è niente di esagerato. Tra l'altro posso dirvela per una cosa che mi è capitata più volte, non voglio parlare di un episodio in particolare, però mi è capitato più volte che uscendo e delle ragazzi, ragazze mi fissassero a lungo e senza salutare, presumo appunto, cioè follower o comunque persone che mi vedono dai social eccetera, e che magari cercano di farmi una foto da lontano di nascosto a me e al mio ragazzo che è con me o comunque. Cioè, però mi sembra talmente strana questa cosa e non l'apprezzo tanto, perché se mi vedete, io sono la prima a dirvi vi prego, venite a salutarmi, vi do un abbraccio, mi fermo, chiacchiero con voi, chi mi ha fermato lo sa, mi fermo sempre, chiacchiero volentieri, vi do un bacio, vi do un abbraccio per ringraziarvi che mi seguite, eccetera. Però questa cosa di non salutare e fissarmi e magari farmi fotografie senza dire niente, questa cosa non l'apprezzo tanto e non mi piace, mi fa un po' arrabbiare questa cosa, però anche perché appunto ultimamente sta succedendo abbastanza di frequente, quindi non fatelo, non è carino. Se volete salutarmi fatelo invece, perché io sono sempre pronta a chiacchierare con voi e appunto a ringraziarvi, perché so che vi devo tutto praticamente, quindi mi fa sempre tanto piacere, però magari non, cioè, non fatemi fotografie di nascosto eccetera, che quello non è proprio il massimo. Oggi la buonanotte ve la faccio dare da gatto Max, io vado a struccarmi e buonanotte. Buonanotte gatto Max, che ti aggiri per la scrivania. Ciao. Buonanotte. Buonanotte. Ciao.